le nuove tecnologie per la computer art che sono state aperte molti anni fa dal professore Riccardo Salvarelli, presidente delle scienze di Palermo. Ricordiamo che Vito Cappellini è presidente della sezione scienza, che onora il Paiolo insieme al messaggio, messaggio del Paiolo, e del perché il Rinascimento era fatto da artisti scienziati, è il messaggio del libro. Quindi è un invito a tutti noi, e Salvarelli qui è celebrato come il padre della computer art qui sopra, grazie a chi ha organizzato, grazie a Lix, direttore del libro è suo, grazie a tutti, ci rivedremo appena a settembre. Coloro della sede regionale che hanno collaborato a questo evento, anche la signora Pinocchi, il capo dell'organizzazione, è arrivato preciso, presidente del Consiglio Comunale Eugenio Zani. Allora scusa, non si può prendere una persona che abita sui treni, meno nave, è arrivato subito. Facciamolo due minuti di sosta, cioè così ringrazio anch'io, poi si dà la parola al presidente Giuliano Borselli, per quanto gli ho chiesto, ma tu puoi parlare Giuliano, certo che voglio parlare. No, ma non è che voglio parlare, io voglio solo ringraziare, perché tutta la sera abbiamo nominato tutti persone che hanno fatto le sue belle parole, avete ascoltato tutti. Noi siamo arrivati, questa è la prima puntata. Salvarelli, io ti seguivo, questa è la prima puntata. Bene, grazie al direttore Tedeschi, che non lo vedo. È qua io, a me piacciono, no, ma anche un bel ragazzo, quindi si può fare. No, come tale. Allora vorrei dire questo, bello anche elegante. Abbiamo approfittato di fare una mostra in questo periodo, perché a Firenze c'è Pitti Uomo, poi ci sarà Pitti Donna, Pitti Bambino, Pitti Filato, oggi c'è Pitti Artisti, Pitti Arte, va bene? Quindi io pregherei chi passa da via del Proconsolo, c'è un bel cartello fatto dal signore là, Cecchi, e lo ringraziamo per l'applauso. Durante questi 15 giorni di venire a visitare. Quindi ecco, io ho parlato, ringrazio la Laura, questa, che abbiamo lavorato. Laura, la Laura! I 15 giorni però, il tempo in continuazione o il telefonino e tutto. Quindi ora diamo la parola al presidente, è arrivato ritardo, ma lo accettiamo, ha tanto impegno. Però è una persona che promette e mantiene. Io innanzitutto vi ringrazio l'Inps, con il quale abbiamo collaborato anche recentemente in un bellissimo convegno che abbiamo tenuto in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 200, particolarmente interessante, importante, autorevole per le presenze. Devo dire che mi sembra che da parte di questo istituto vi sia una volontà di apertura, di calarsi nella vita sociale, culturale della città, e che sia il convegno in Palazzo Vecchio dell'altra settimana sia un'occasione come questa dimostra. Ringrazio Cristina Scidini, perché devo dire che nel suo ruolo di sovrintendente al Polo Museale Fiorentino sempre più mostra come, al di là del suo ruolo istituzionale, la sua presenza riesce sempre a configurare un profilo di attenzione alla cultura nella sua veste più ampia, ovvero non solo quella che è la funzione di tutela, la funzione di valorizzazione del nostro patrimonio culturale e artistico nelle sue espressioni più classiche e importanti, ma anche in quella che è un'espressione, come oggi possiamo vedere, in cui un palazzo come questo, di grande significato storico e culturale, riesce ad essere scenario per un'espressione di arte contemporanea che, e qui ringrazio l'amico Borselli, trova nel Paiolo sicuramente una delle più alte espressioni. Devo dire che quando Rustici fondò il Paiolo, come in quella fase all'inizio del Cinquecento,
in una Firenze particolarmente viva e vitale, Andrea Del Sarto fondava la Compagnia della Canzola, vi era nell'associazionismo degli artisti il modo per vivere il talento e la creatività individuale come espressione di incontro e di confronto tra gli artisti. E il Paiolo fu una delle espressioni associative particolarmente vitali e importanti in quel periodo, con una caratteristica, quella del segno simbolico, il Paiolo, come momento d'incontro intorno a cosa? Alla tavola, intorno al cibo. In fondo gli artisti che si confrontavano, si scontravano, che trovavano però il modo per stare insieme intorno a una tavola all'insegna del Paiolo, erano gli artisti che trovavano attraverso l'intercambio delle esperienze una forma di crescita, una forma di arricchimento reciproco. Quella compagnia, poco più che 60 anni fa, fu rifondata a Firenze, fu attualizzata a Firenze. E devo dire che in questi poco più di 60 anni di storia la Compagnia del Paiolo ha dimostrato di raccogliere intorno a sé i migliori artisti contemporanei di Firenze. E in qualche modo penso che proprio il ripetersi, così come 500 anni fa, dell'esperienza associativa del confronto e dell'incontro degli artisti, riprodotta oggi, sia qualcosa di particolarmente significativo per la Firenze, che non vuol vivere solo del suo passato ma invece della valorizzazione dei suoi artisti contemporanei. Oggi vi sono più esperienze associative di questo genere, ma è indubbio che esperienze come quella del Paiolo costituiscono un punto di riferimento d'eccellenza. E anche stasera, nel vedere le opere d'arte, nell'intravedere attraverso queste opere gli artisti che le hanno fatte, noi vediamo che il Palazzo Pazzi si apre alla qualità di artisti che oggi illustrano con la loro opera a Firenze. Io penso che Via del Proconsolo sia una delle vie più importanti della città, perché è qui che hanno avuto vita palazzi e esperienze di famiglie e di arti e corporazioni importantissime. È qui che, io dico sempre, ha avuto luogo la prima funzione di centralità della Firenze urbana. La Firenze del 1200, quando nel 1250 iniziavano i lavori del Bargello, il primo palazzo pubblico della città, e fin dalla fine del X secolo aveva avuto, attraverso la contessa Willa e poi il figlio Ugo di Toscana, vita la prima delle basiliche inframurarie della città. E contemporaneamente, quando vediamo il panorama dal Duomo, Anna Mitrano ce l'ha consentito tante volte nelle sue funzioni di presidente dell'Opera, magari vedendo i fuochi, o da Palazzo Vecchio, io faccio sempre questo paragone. Nel 1200 il centro della città era fra il Bargello e la Badia Fiorentina, la più importante funzione religiosa e il più importante palazzo pubblico. Un secolo dopo, quando nella Firenze di Arnolfo di Cambio il palazzo pubblico fu Palazzo Vecchio, all'estremo sud della Firenze murata, e il centro di riferimento religioso fu il Duomo, all'estremo nord della Firenze murata, vediamo come cambia in senso laico il governo della città. Dalla chiesa accanto al palazzo pubblico alla chiesa agli estremi del palazzo pubblico nella Firenze città d'Amura. E allora, se questo è stato il primo centro urbano, cuore urbano della città, qui hanno avuto luogo palazzi importanti di famiglie, poi relegate nella storia a una funzione di esclusione. È il caso dei Pazzi, con il loro Palazzo Non Finito e con questo, ma anche istituzioni e corporazioni fondamentali. Pensate qui accanto l'arte dei giudici e notai, non a caso vicino a quello che era il Palazzo delle Funzioni del Ministero degli Interni e della Giustizia, il Bargello, dove noi vediamo come i giudici e i notai dei giureconsulti si ispirano a ritratti quali sono quelli di Petrarca, di Dante, di Boccaccio, e conseguentemente vediamo come la Firenze dell'umanesimo incrocia il diritto con la letteratura.
Ecco, in questa cornice di una delle vie più significative, importanti, rilevanti, il fatto che questo palazzo, grazie al lavoro e alla sinergia tra il Paiolo e l'Inps, si apra oggi a delle opere di arte contemporanea così significative, è un fatto simbolico, importante e rilevante per l'intera città. Quindi complimenti, grazie agli artisti, grazie al Paiolo, grazie a quelle autorità che nel loro ruolo, e parlo dell'Inps, parlo di una figura come Cristina Scidini, valorizzano anche qualcosa che va oltre il loro compito, ovvero un'espressione così importante dell'arte contemporanea a Firenze. Grazie. Ringraziamo tutti meno che Laura per un attimo. Allora, in fresco, vero? Siamo.